mi ha chiamato direttamente lui dicendomi: ciao Irene, sono Francesco il Papa. E io ho detto ovviamente: no, non ci credo, uno scherzo. E invece fa: no, no, sono io. E ho detto: ma come faccio a capire che è veramente lei? E lui mi ha detto: fammi una domanda in latino. Io l'ho studiato, ma in quel momento non mi è venuta in mente nessuna parola da chiedergli. Una chiamata inaspettata e un'emozione indescrivibile. Papa Francesco ha telefonato al Dipartimento di Prevenzione di Fano dell'Area Vasta 1 per ringraziare e benedire gli operatori che hanno affrontato l'emergenza Covid-19. A rispondere è stata Irene Mercuri, assistente sanitaria di 35 anni, che il 20 aprile scorso aveva scritto una lettera al Pontefice chiedendo a Santo Padre di pregare per tutti i pazienti e in particolare per un trentenne pesarese che a causa del virus ha rischiato più volte di perdere la vita. Sapevo appunto che Papa Francesco ogni tanto fa queste sorprese di chiamare le persone che scrivono lettere o si rivolgono a lui, però non pensavo, perché è passato molto tempo da quando le ho mandato la lettera, a fine aprile più o meno. Lui si è tra virgolette scusato perché era finita la mia lettera tra le altre carte, quindi mi ha chiamato così tardi per questo motivo, però ci mancherebbe, il Papa si perdona tutto, no? Irene, di origini lombarde ma residente nel comune di Vallefoglia da circa 10 anni, aveva deciso di inviare la lettera al Papa durante il periodo più difficile, nei giorni in cui si registravano decine di decessi legati al coronavirus. E in quel periodo io chiamavo e a volte la gente era deceduta, e a volte invece le storie erano, non c'erano decessi ma erano strazianti. Ogni persona che chiamavo è comunque una storia a sé, e quella in modo particolare io ho scritto per una coppia che si sono ammalati entrambi, dove purtroppo però lui ha avuto, diciamo, un quadro peggiore rispetto a lei, tant'è che è stato ricoverato ed è tuttora ricoverato. Dovevano sposarsi, sì, all'inizio di giugno se non sbaglio. Ad ascoltare la conversazione messa poi in viva voce c'erano anche due colleghe, una squadra, quella del dipartimento, che nei mesi della pandemia ha lavorato senza sosta. Dai punti di raccolta alle 3.000 inchieste epidemiologiche alla messa in quarantena di circa 17.000 persone, di cui 6.000 dichiarate guarite. Siete degli eroi, ha detto il pontefice con un filo di voce, ma Irene ha subito ribadito: i veri eroi sono i pazienti. Ci ha detto che noi non ci siamo nascosti sotto il letto, ma siamo andati a lottare, e come sapete abbiamo lottato tantissimo, sia in ospedale e sia qua sul territorio. Non solo i sanitari del dipartimento, il pontefice ha telefonato anche alla fidanzata e alla madre del trentenne di Pesaro, che come lui si chiama Francesco. Come si è conclusa la telefonata? La telefonata si è conclusa che io l'ho invitato caldamente a chiamare la ragazza di questo ragazzo, e in maniera anche un po' impertinente, l'ho invitato più volte. Infatti, se ci ripenso, quando mi sono riascoltato, ho detto: potevo avere un attimo un atteggiamento, però Papa Francesco è così naturale, veramente sembra un don della parrocchia qua vicino, e quindi io mi sono sentita di esprimermi in maniera libera. Io il merito lo voglio dare a tutti quanti noi, se le cose non sono andate fino giù nelle basse Marche, è anche merito un po' anche nostro, oltre che lockdown, però anche noi abbiamo messo in quarantena i possibili contatti, insomma abbiamo fatto del meglio. Si può sempre fare di più, però noi ce l'abbiamo messa tutta.